Il Tribunale dichiara l'improcedibilità del concordato preventivo proposto da Messina Ambiente S.p.A. in liquidazione e si aprono le porte del fallimento. Il sindaco Cateno De Luca ha incontrato i lavoratori di Messina Servizi Bene Comune all'interno dell'autoparco di Via Salandra. Qualunque cosa accada, nessuno andrà a casa. La decisione degli assessori Musolino e Scattareggia di non concedere la pedonalizzazione di Via De Mille scatena polemiche a cui cerca di porre un freno il sindaco. Manifestazione del liceo scientifico Sequenza contro lo scorporo dell'indirizzo linguistico. Convocheremo consiglio scolastico, le parole del sindaco De Luca. Prezzi agevolati e diverse iniziative a partire dal match di domenica contro il Portici. Comincia il novembre giallo-rosso per avvicinare i tifosi allo stadio.